che bella giornata oggi. Perfetta per... Porca troia, Ste! Oi, Ste! Oi! Oi, Ste! Oi, sveglia! Oi! Luca! Che ci faccio qua? Quello che vorrei chiedere a te... Che cosa succede, che Luca? Che è successo? Perché? Perché sono per terra! Luca, ma io non capisco perché ero per terra! Vieni pure da me e poi mi dici tutto. Ok. Boh, eccoci qua. Tieni, Ste, questa qua ti potrà essere utile. Grazie. Birra terapeutica. Ah. Se c'è una cosa che mi hanno insegnato le serie TV è provare a guardare nel telefono l'ultima cosa che hai fatto. Potrebbe esserti utile. Cavolo, sai che c'hai ragione. Guardo immediatamente nel telefono. Le KDA! KDA? Ma chi sono? Ma cosa c'entra con quello che ti è successo? È una storia molto lunga. Tutto è iniziato nel lontano 2018, quando mia moglie mi mostrò un nuovo video su YouTube. Inizialmente il video non mi colpì poi così tanto, ma lentamente l'entusiasmo di mia moglie riuscì a contagiarmi. Sì, guardale KDA, guarda che belle, guardale tutte! Le KDA sono meravigliose, ma sono state anche la causa della mia rovina. Cos'è? Cos'è questa canzone? Ah, probabilmente è il me del futuro che sta montando questo video. Oh! Ma stai facendo un video sulle KDA. Perché non usi le loro canzoni? Lo so, però ho paura che il video non sia più monetizzabile. Me ne sbatto il c***o della monetizzazione! Fa vedere qua che ci penso io. Sì, ok, Ste, però mi stavi parlando delle KDA. Ah, già! Chi sono le KDA? Si tratta di un gruppo musicale virtuale K-pop, composto da quattro ragazze di League of Legends, ovvero Ari, Akali, Evelyn e Kaisa. Il gruppo ha debuttato il 3 novembre del 2018 sul palco del campionato mondiale di League of Legends in Corea del Sud, con il brano Pop Stars. Per l'occasione, oltre alle bellissime coreografie ed effetti pirotecnici, le cantanti furono affiancate dalle 4 KDA animate in realtà aumentata. Lo stesso giorno, il video musicale della canzone esordì anche su YouTube. Venne accolto molto positivamente dal pubblico, registrando ben 5 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore. Dopo questo fantastico esordio, delle KDA non si sentì più nulla fino al 27 agosto del 2020, in cui venne pubblicata la canzone The Baddest per promuovere il debutto di All Out, il primo EP del gruppo. Dopo aver svelato ai fan le tracce ed i nuovi design delle quattro ragazze, la Riot Games pubblicò anche More, Villain, Drum Go Drum e I'll Show You. Che ti sta succedendo? No, è che parlando delle KDA credo di essere riuscito a ricordare qualcosa. Che gnocca. Oh, Evelyn, sì, voglio... Che gnocca. Questa devi guardare. No. Sì. Non mi piace Akali. No. Non mi piace. Questa. Non mi piace. Sì. A me? No. Sì. No. Lei? Sì. No. Lei no. Non mi piace. Non mi piace Akali. Ancora Akali? Sì.
sì? No, non la voglio, ti ho detto che non mi piace, non mi piace lei, no, mi fa schifo, no, non la voglio, non la voglio, vero? Ciao. Ah, ma quindi ti sei ricordato che cosa è successo? Non ancora, ma credo di esserci vicino. Meraviglioso. Continua a parlarmi delle KDA. Le KDA nacquero grazie al successo del genere K-pop, che si stava diffondendo in tutto il mondo. Inoltre, il primo video Pop Stars sarebbe servito per promuovere le nuove skin a pagamento del gioco. Conosci il significato dietro al loro nome? K sta per kill, D per death, A per assist, un acronimo utilizzato nel gioco di League of Legends e non solo. Se vuoi conoscere qualcosa di più sulle KDA, ti consiglio di leggere il fumetto ufficiale che puoi trovare sul sito internet. In 5 capitoli approfondisce la storia e lo spirito del gruppo. È molto carino, peccato che ci siano così pochi capitoli. Oddio! Sto ricordando dell'altro! Oh. Dai, dai che sono interessato, continua, non fermarti! Questo gruppo immaginario ha avuto un incredibile successo. Non solo ha portato nuovi giocatori su League of Legends, ma ha anche creato una vera e propria fanbase che non si limita solo ai social. Le KDA sono apprezzate a tal punto che moltissime cosplayer hanno deciso di vestire i panni di queste pop star. Oltre al loro design, alle canzoni e ai loro video, amo il tentativo di Riot Games di fondere le KDA alla realtà. Lo sai che il gruppo è stato intervistato da una persona in carne ed ossa? E non è finita qui. Ari, Evelyn e Kaisa hanno condiviso con i propri fan dei video brevi in cui li ringraziano e confortano per tutto il loro supporto. Akali? Lei non ha creato un video di ringraziamento, ma ha un'intervista tutta sua. Ha condiviso con i suoi fan il significato dei primi versi cantati da lei in More. Ad oggi non abbiamo altre novità sulle KDA, tuttavia sono ottimista. Tra Popstar e All Out erano passati circa 2 anni. In questo 2022 ne saranno passati altri 2, quindi credo che potremo aspettarci delle grandi sorprese. Oh, oh, oh cazzo! Oi Ste, basta con sti shock, hai stufato, cosa succede? Io credo di aver ricordato ogni cosa. Parto raccontandoti di Kaisa. Kaisa è la ballerina e coreografa principale del gruppo. Punta sempre alla perfezione. Passa ore ad inventare nuove coreografie per le KDA. Cura molto ogni minimo dettaglio. La sua concentrazione, calma e profonda, stimola il gruppo con idee incredibili. Kaisa ha un approccio cosmopolita alla vita e trova ispirazione in ogni angolo del mondo. Infatti, ha vissuto in ben 10 paesi prima di abbracciare il suo sogno di diventare una cantante. E conosce bene il cinese, africano, coreano ed inglese. Nella KDA House si diverte a cucinare pasti abbondanti e ama mangiare il Sichuan Dry Hot Pot. Dopo Kaisa ti parlo di Akali, la rapper principale del gruppo. Dallo stile street punk, sfacciato e audace, tiene sempre sulle spine le altre ragazze e dà la massima importanza alla sua indipendenza creativa. Akali si dedica sempre a nuovi progetti e non accetta compromessi per la sua arte. I suoi capelli selvaggi e il suo stile ribelle l'hanno resa una dei membri delle KDA preferite dai fan. Nata in un dojo di arti marziali, ben presto decise di avviare la sua vita da artista.
regista. Metteva in pratica i suoi testi rappando negli angoli delle strade, finché, quando aveva solo 15 anni, divenne famosa grazie ad una battaglia rap finita in rete. Purtroppo non era abbastanza mainstream per finire sotto un'etichetta discografica, ma un giorno Ari trovò Akali attraverso i social e la invitò ad entrare nelle KDA come ultimo membro. Dopo il successo di Popstar nel 2019, creò il gruppo True Damage, esordendo con il singolo Giants. Le cose si complicarono quando incontrai Ari, leader, fondatrice e voce principale delle KDA. In passato era una famosa pop star, tanto da essere nominata come l'artista K-pop più talentuosa ai Pop Shine Awards del 2013, ma dopo aver pubblicato 5 singoli decise di prendersi del tempo per sé. Nel tempo libero ama fare shopping, bere il tè con gli stilisti e provare nuovi prodotti di bellezza. Grazie al suo fascino, i designer continuano a crearle abiti sempre nuovi e gli stilisti di alta moda non possono far altro che rimanere ipnotizzati dal suo stile. Durante la settimana della moda indossa sempre abiti elegantissimi lungo le passerelle di tutto il mondo. Ari domina il palco con fascino e sicurezza. È il centro calmo del gruppo, ama esprimere se stessa e incoraggia le altre a fare lo stesso. Adora scoprire nuovi talenti e far esplodere il loro potenziale. Fin da subito è stata la mia KDA preferita e lo è rimasta per molto tempo. Tuttavia, di recente, la mia attenzione si è spostata verso la sua amica di vecchia data. Sto parlando di Evelyn. Evelyn è la cantante principale delle KDA. Sul palco sfoggia una presenza ipnotica ineguagliabile. Ama le luci della ribalta e adora il modo in cui la folla reagisce alla sua immagine perfettamente costruita. Co-fondatrice delle KDA insieme ad Ari, la sua controparte, Evelyn spinge il gruppo a correre i più emozionanti rischi creativi. Prima di diventare una KDA, lavorò con altri gruppi, ma dopo vari disaccordi, decise di continuare da sola pubblicando 2 singoli di successo, Agonies Embrace e Ecstasy. È nota come una diva esigente, severa, con l'atteggiamento da cattiva ragazza. Una volta scese dal palco perché la sua voce era accompagnata da una traccia audio che non approvava. C'è parecchio mistero attorno a quello che fa, come ad esempio la sua dieta e gli allenamenti, ma sappiamo che ha una collezione di auto sportive e nonostante abbia pochi amici è molto protettiva con chi le sta intorno. Sembra anche che sia stata legata sentimentalmente a diverse celebrità, ma non ci sono conferme a riguardo. Ed ecco perché mi hai trovato a terra massacrato di botte. In pratica ho giocato col cuore delle KDA. Quindi mi stai dicendo che sono stati le KDA a ridurti in questo stato? Già, tutte loro insieme contro di me. Tutte? Sì, tutte. Non hai dimenticato qualcosa? Seraphine, non può essere. Hai fatto un video sulle KDA senza parlare di Seraphine. Come hai potuto? Ti piace Seraphine? Ma perché proprio lei? No, non Seraphine. Ripetilo se ne hai il coraggio. Adesso parla di Seraphine. Ok, allora... molto bene. Ho presentato le KDA, ma vorrei menzionare anche Seraphine, una giovane e dinamica produttrice e cantautrice, che ha prestato la sua voce in More, riscuotendo un bel successo, al pari del gruppo originale. Per Seraphine la musica è un modo per entrare in connessione con se stessa e con gli altri, e insieme alle KDA è pronta a raggiungere nuove vette. Seraphine è onesta e sincera e sogna di unire il mondo grazie alla sua arte. Sapevate che Seraphine ha reinterpretato e realizzato una cover di Popstar? Potete ascoltarla insieme ad altre sue canzoni nei suoi social. Sì, avete capito bene. Seraphine ha un profilo Twitter, Instagram e SoundCloud con un sacco di contenuti. No, non sei costretta a farlo. Perché lo fai? Ti prego non lo fare.
No, no, non lo fare, no! Ti prego, no, non lo fare! Chissà che fine ha fatto Stefano? Chi? Chi? Boh. Andiamo a fare una nuova canzone sui criceti? Sì. Onesto, andiamo. Andiamo.